Ciao ragazzuoli belli e benvenuti in questo nuovo video. Oh mio Dio, è davvero tantissimo che non mi mettevo qui a parlare, era davvero tantissimo che non registravo un video e non sono neanche sicura di ricordare più come si fa. Come state? Spero di trovarvi tutti bene. Io sto, nel senso che la mia vita è piena di cose da fare, ho molte priorità, molte cose su cui concentrarmi. E quindi in questo calderone di roba YouTube è finito un po' nel fondo. Mi dispiace essere sparita per mesi e mesi e mesi senza dire una parola, o almeno non qui su YouTube, sugli altri social un po' vi ho spiegato. Il fatto è che appunto ho avuto tante altre cose su cui concentrarmi e non ce l'ho fatta a stare dietro a tutto. In realtà io penso sempre che la verità sia l'arma più rivoluzionaria. In realtà questo video non sarà, non credo sarà l'inizio di una ripresa per YouTube, perché sapendo cosa mi aspetta nei prossimi mesi, ovvero sto per affrontare un altro trasferimento, per cambiare, per andare effettivamente a lavorare, e non so, non credo, non penso riuscirò a portare avanti il canale YouTube. Però il video di oggi sono qui appunto per questo video per fare, diciamo, un favore a degli amici. Questo video mi hanno chiesto di farlo gli amici di Always Wand, che con molto brio hanno voluto inviarmi alcuni dei nuovi loro prodotti, e sempre con altrettanto brio mi hanno chiesto appunto di mostrarli in video. Siccome un po', insomma, volevo rimettermi alla prova, un po' volevo capire, ho deciso di accettare. Il fatto è che mi sono accorta anche per registrare questo video che ci ho messo molto più tempo del dovuto. Prima io, non lo so, mi mettevo qui quando arrivavano dei pacchi, oppure semplicemente quando avevo qualcosa da dire e parlavo. Per registrare questo video ci ho messo ben 3 settimane, ho pensato a come farlo, a cosa dire, e mi sono accorta appunto che la spontaneità che avevo prima, la voglia che avevo prima, gli intenti che avevamo prima sono un po' cambiati, e quindi ecco, come dire, non credo di riuscire a tornare o comunque di riuscire a mettere YouTube ad uno dei primi posti nella lista delle mie cose da fare, però insomma ci tenevo comunque a fare questo video per ringraziare gli amici di Always Wand, e quindi eccomi qui. Adesso facciamo che ci togliamo queste facce da tristezza, da funerale, da oh mio Dio, mi sono accorta che sono cresciuta e che ho altre cose da fare, e apriamo questo bellissimo pacco. In onore dei vecchi tempi, quindi magari spero possa farvi piacere, ecco, questo tipo cameo della vecchia Martinao, prima che questa Martinao torni a buttarsi su il lavoro, sulle schede promozionali, su leggere libri e fare. Sto lavorando in casa editrice, ragazzi, è una cosa bellissima, ma è una cosa che, oh mio Dio, tra poco i capelli mi escono, e adesso sono ancora a distanza, ma a inizio febbraio mi trasferisco e quindi sarà ancora peggio. Vabbè, non c'entra niente. Torniamo alla vecchia Martinao di 3-4 anni fa e vi faccio vedere questo pacco. Oh mio Dio, gli unboxing mi erano mancati un sacco. Mi è arrivato appunto dagli amici di Always Wand, che mi hanno detto che fondamentalmente hanno fatto delle nuove mystery box. Loro parlano, oddio parlano, no, fanno gadget a tema Harry Potter, e mi hanno detto che fondamentalmente quest'anno hanno intenzione di fare il botto, insomma, di fare delle nuove mystery box dove ci sono sia prodotti artigianali che prodotti che gadget di altro tipo. Qui mi hanno detto che ci sono gli oggetti a tema Grifondoro, perché io ho selezionato la casa del Grifondoro, ma la casa ovviamente è personalizzabile, e anche gli oggetti che ci sono all'interno, perché loro sono consapevoli che la gente potrebbe già averli. Quindi potete scegliervi un po' tutto. Io non ho la più pallida idea di cosa ci sia, quindi adesso lo apro, anche perché io ce l'ho a casa, come vi dicevo, da settimane, veramente da un sacco di tempo, e ora aprire, 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 aprire questo pacco. Comunque, quando faccio queste cose, veramente non lo so, raga, mi piacerebbe tornare all'epoca in cui era tutto così, boh, non lo so, anche YouTube era tutto così bello, così semplice, così divertente. Questi poi dici la sofferenza del crescere, ecco. Mannaggia. Come si apre questo coso? Va bene, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Adesso il mio cane, che è qui dietro, si divertirà tantissimo con la carta scoppietta. Oh mio Dio, ma che c'è qua dentro? Allora, questo è l'indirizzo, questa è. Ma ci sono due. Ah, ok, è vero, sì.
Mi hanno detto che avevano messo, che mi hanno messo due lettere all'interno, una con il mio indirizzo, quindi il mio indirizzo privato, e per tenermela io, che è questa qui, questo è il mio indirizzo, e una con l'indirizzo di Harry Potter, così che io potessi mostrarla in video, che è questa qui. Ecco, Bisco sta arrivando. Allora, innanzitutto vediamo cosa c'è all'interno di questa. L'altra è identica, solo che c'è il mio indirizzo privato e me la terrò qui. Allora, qua c'è scritto Miss Martina, vabbè, l'indirizzo di Harry Potter, sottoscala, private drive, eccetera, eccetera. Allora, c'è all'interno, ve lo dico subito. Ah, ma questo è il biglietto del binario 9¾. Spero si veda, ormai ho perso la verve nel far vedere le cose dei video. E questa, vabbè, è la lettera. È andato Bisco, sparito. Vabbè, questa è la lettera, la solita lettera, è bellissima. La pergamena che hanno utilizzato, La carta, oddio, la pergamena adesso è un parolone. La carta che hanno utilizzato, sia per l'effetto che per lo spessore. Ma l'odore è neutro. Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Allora, io senza occhiali non vedo. Partiamo dal presupposto, però credo ci sia scritto la stessa cosa. Siamo lieti di informarla che è al diritto di frequentare. Vabbè, questa è la lettera di presentazione. Questo è tutto quello che serve, quindi l'uniforme, i libri di testo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Ah, ecco, c'è la mappa di Hogwarts, ma è bellissima. Questa non l'avevo mai vista, credo. Bella. Allora, quindi già iniziamo bene, iniziamo con una bellissima lettera che mi illude di essere un mago di nuovo nella mia vita. Mi sono stata illusa troppe volte di essere un mago, ragazzi. Basta, so che non lo sono, ormai ho 27 anni. Oddio, ho capito che nella vita non sono un mago. Vabbè, adesso devo riuscire a rimetterla dentro, facciamo che ce la rimetto dopo, se no perdiamo troppo tempo, quindi la poserò qua. E poi c'è questo, che praticamente è un pacco, ma proprio un pacco enorme, con... qua c'era l'H con il simbolo di Hogwarts, qua c'è un tipo Owl Post, cioè la posta dei gufi. E io veramente mi dispiace tantissimo. E poi c'è loro, sì, timbro, Always Wanda, io ovviamente vi lascio tutto qui sotto. Ora mi dispiace tantissimo dover... l'ho rotta, lo sapevo, l'ho spaccata. No, sono terribile, so, veramente. Allora, apriamo questa cosa, mi sembra tipo di aprire una cosa di lusso, è troppo bello. Vabbè, basta essere delicati. Oh mio Dio! Ragazzi, ma questo è bellissimo! Cioè, è una scatola meravigliosa, ragazzi, è una cosa... Cioè, non ho parole, ma poi... Perché qua c'è scritto tutto Always Wand. Vabbè. Non ho veramente senza parole. Bellissima. Ma bellissima è dir poco. Cioè, questa me la riuso. Adesso che mi trasferisco, qua ci metterò dentro, non lo so, ci metterò dentro le mollette per stand i panni, non so, qualcosa che devo mettere, è bellissima. Allora. Poso qui. C'è la carta velina rossa, credo sia perché appunto ho scelto il Grifondoro, ma in realtà poi cambia colore in base alla casa che si sceglie. Sentivo qualcosa di morbido, e qualcosa di morbido è altra carta a scoppietto. Oh, ma che diavolo! Scusate, sto tipo senza parole. Questa è una busta a forma di lettera di Harry Potter. E tu praticamente la apri, no raga, cioè, ma a me già solo per questa busta io, il mio cuore è preso, cioè io non lo so, questa sicuramente me la riuso, e dentro c'è, credo che questa sia una sciarpa, è la sciarpa ufficiale, no, vabbè raga, basta, cioè, ma questo veramente è la sciarpa, quella che va così, io quelle altre non le so mai mettere, queste le metto, cioè metto il cappuccio, ce le metto intorno, raga, io adesso mi tiro dietro il cartellino, sono brutto, però questa me la tengo. Questo che cos'è? Ah, questo è il cappellino! No, vabbè. Fate. È adorabile, sono forse adorabile. Adesso so che ho questo qua dietro, ma non fa niente, me lo terrò comunque. Cioè, io sono... Cioè, non lo so. Non so che dirvi, ragazzi, è troppo bello. Allora, questo è... Ah, il... Vabbè, il biglietto dello stadio, oddio, dello stadio di Quidditch per la Coppa del Mondo. Io sicuramente non l'avevo mai visto. Cioè, qua c'è scritto... Bulgaria-Irlanda, il biglietto numero 8634,
È troppo bello! Cioè, veramente, altro che gli anni d'oro di YouTube. Io qua mi sento tipo a Natale. Lo so che è terribile questo cappello, cappello, fammelo togliere, va. Ma io, cioè, non boh, ma basta, 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 basta. Questo che cos'è? Questo è... Oddio, queste sono delle gomme da cancellare. Harry Potter, Ron, Grifondoro. Vabbè. E è scritto Harry Potter, cioè Harry Potter, la scritta Harry Potter, Ron e lo stemma di Grifondoro. Poi c'è, allora ci sono diverse cose. Qua ci sono delle spillette, queste me le attaccherò subito, subito, subito al mio zaino. E sono le spillette, cioè Harry Potter, il fulmine, gli occhiali e Edwige. Così, queste così. E vabbè, anche qua. Poi c'è la mappa del malandrino. Questa io vorrei aprirla, ma ho sempre paura di aprirla perché ogni volta poi non riesco mai a richiuderla perfettamente. Vabbè, ah no, vabbè, questa è quella facile. Facile. Perché è fatta così. Tutta aperta. Semplice. Mappa del malandrino. Fatto e misfatto. Chiuditi. Voi dovete sapere che io, oddio, forse qualcuno di voi che mi segue su Instagram, ma anche su TikTok, forse lo sa. Che io ho ricominciato a leggere Harry Potter, anzi, io, dato che ci sono, so di non essere forse la persona più costante del mondo, però se volete continuare a vedere le mie avventure nel mondo, seguitemi su TikTok, perché ultimamente, e su Instagram, perché ultimamente sto pubblicando un sacco di video, non ci crederete, ma è così. E comunque, ho ricominciato a leggere Harry Potter, ho visto tutti i film in compagnia del mio ragazzo, che eretico, non li aveva mai visti. Quindi li ho rivisti tutti e ho ricominciato a leggere Harry Potter. Infatti, lì, forse no, non si vede. Però lì sto leggendo il primo nell'edizione illustrata. In realtà non è vero, perché visto che mi sposto molto, lo sto leggendo in quella piccola. Ma quelle volte che sono a casa come oggi, mi metto lì nella mia bellissima edizione illustrata e me lo leggo. Vado avanti perché sto parlando troppo. Allora, questo è il giornale, è The Quibbler. E io senza occhiali purtroppo faccio molta fatica a leggere le cose, però posso dirvi. Che allora è fatto così. Io queste cose, ragazzi, vi giuro, io non le avevo mai viste. Ora mi vorrei mettere a leggere e a guardare meglio. Oddio, no, vabbè. Vabbè, ma questo, cioè, loro praticamente hanno fatto tutto. Oddio, a questo punto direi a mano. Ragazzi, è. Cioè, senza parole. Mamma mia, questi sono veramente oggetti da collezione. Oddio, scusate, di Weasley, non so se li vedete. Ma che vi devo dire? Ah, qua c'è anche la pubblicità della Coppa del Mondo, c'è anche il biglietto. Non so che dirvi. Allora, adesso apro. Allora, qui ci sono altri poster e ok. Qua c'è il ballo del ceppo. No, vabbè, scusate, mi fa ridere, che sono bellissime, si immagina tipo appesi a Hogwarts, no? Poi c'è, questo è un altro giornale, ok, questo è il Daily Prophet, e ok, no, vabbè, raga, ma che caspita vi devo dire? Cioè, ma io che cosa devo dire qua? Ma che cosa posso dire? Poi c'è il manifesto della Coppa del Mondo, questi, allora io adesso appunto mi devo trasferire, ve l'ho detto, questi io me li porto e me li attacco in camera. Nella mia nuova camera, perché, vabbè, punta e spoglia, almeno c'è qualcosa, soprattutto questo. Che io sono una grande fan, Sirius Black è il mio personaggio preferito, quindi questo sicuramente, questi sicuramente me li porto. Allora, adesso qui abbiamo altre due cosine. Allora, abbiamo questa che, vabbè, è una giratempo. Ora, ve la faccio vedere. Uè, Gigio, come ti apri? Dio, raga, senza occhiali, io sto diventando sempre più cieca, eh. Allora, questo, questa. Oh no, è incastrato. Ok. Oh no, oh no. Ok. Se la gira tempo. E gira veramente. Gira veramente. E ha veramente la sabbia, bellissimo. Anche questo è un bellissimo oggetto da collezione. E poi qui in mano ho il, credo sia collana, bracciale. Non so, con il boccino d'oro. È una collana. È una collana. Con il cuscino d'oro. Tudum! E poi, ah, ok, questo pensavo. Scema me. Pensavo che fosse un divisore, invece è, credo sia una bacchetta adesso. Ok, apprezzo il tulle. Wow. Ok, questa è meravigliosa. Tutun, tutun. Ora, non mi trucidate, però non ricordo di chi è questa bacchetta. Credo sia quella di Potter.
credo sia la sua, non me lo ricordo, mio Dio, adesso mi sto per prendere una shitstorm incredibile, però credo sia la sua ed è bellissima, ovviamente, quindi viene proprio da fare... Anzi, farò un incantesimo e vi stregherò per dirvi di andare comunque a dare un'occhiata, raga, io sono... Cioè, grazie mille, questa sciarpa è la cosa più bella del mondo, ma cioè in realtà è tutto così bello, è tutto così curato. Grazie mille amici di Always Vandi, io vi ringrazio davvero un po' anche per avermi fatto fare questo video, perché è stato divertente, è stato davvero divertente. Vi ringrazio un sacco, vi lascio il link qui sotto e niente, che dirvi ragazzi, ringrazio anche voi perché se state guardando questo video vuol dire che non sono proprio... Non so, non vi sto proprio antipatica per essere sparita. Io mi sono fatta tanti problemi perché non lo so. Ho detto, oddio, ma che faccio? Adesso torno, faccio video così a caso, sono sparita. Mi piaceva tantissimo, mi faceva sentire molto bene fare video per YouTube, ma come sempre la vita va avanti, le cose si susseguono. Non significa che non tornerò, quindi, oddio, adesso dirò una cosa tristissima. Questo non vuole essere un addio a YouTube. Però adesso purtroppo quelle cose che dici, tipo, mi sento tipo Peter Pan, no? Quando Wendy cresce, sono quelle cose che devi fare quando sei grande. E niente, io ho detto sto sproloquiando, vi mando un bacione enorme. Di solito a questo punto dico ci vediamo in un prossimo video, però sì, vabbè, ma dai, ma diciamolo questo augurio, ci vediamo ad un prossimo video, perché non è detto di no. Seguitemi se vi va sugli altri social, perché lì sicuramente vi faccio più viva. Grazie per aver visto questo video nonostante io sia sparita per tanto tempo. E va bene, vi mando un bacio enorme. Ringrazio ancora gli amici di Always Wand. Trovate qui sotto tutti i link e ciao!